concreti con cui abbiamo a che fare e non numeri dati più o meno a caso. Dimmi. Un altro dato interessante, sui 1.125 regolarizzabili, le amministrazioni hanno interesse a farne, quindi ce n'è un terzo che loro non hanno Cioè, interesse le a amministrazioni ci dicono che farlo. Quelle persone di non quelli hanno interesse. 1.125 che hanno i requisiti, solo 787 è nell'interesse della, cioè una parte, due terzi dell'amministrazione, procedere a processi di regolarizzazione, gli altri evidentemente no. Ecco, potete leggervi tutto, sarà un po' faticoso. Però è un approccio serio. Aspetto le vostre domande. Prego, microfono. Allora, io volevo sapere, delle 2.000 persone che non hanno i requisiti per essere regolarizzati, se c'è una casistica, non so, di alcuni enti in particolare o altri, se c'è. C'è tutto dentro. Ah, no. C'è tutto dentro. Tipologie dei contratti, cioè Come? sulla C'è tipologia. tutto Ah, dentro. vabbè, ok. C'è tutto dentro. Perché vedete, il problema è che ovviamente le assunzioni sono nell'interesse dell'amministrazione, ovviamente. E quindi se c'è, per esempio, che due terzi di quelli che hanno i requisiti sono nell'interesse dell'amministrazione, averli regolarizzati e un terzo no, anche questo è un tema su cui per esempio fare una riflessione, perché pensare di mettere per legge o imporre personale che l'amministrazione non vuole oppure di cui non ha interesse, questa è una cosa, come dire, anche perché teniamo conto del titolo quinto, che noi possiamo stabilire alcune regole di carattere generale, ma poi c'è autonomia totale da parte di questi, da parte che sono i comuni, nel procedere alle loro assunzioni, decisioni, spese e organizzazioni del lavoro, eccetera, eccetera. Prego. Non voleva la signora voleva l'elenco. L'elenco delle 1.000 amministrazioni sul sito della funzione. No, non vi abbiamo riempito. L'elenco delle 1.000 amministrazioni, diviso per quelle che hanno personale stabilizzato, quelli che hanno i contratti flessibili non stabilizzabili, è tutto sul sito del Ministero, sì, per non riempirvi di carte. No, Se mi dice chi è. Franchi dell'Unità. Allora, io leggo qua la stampata del monitoraggio e non mi pare che ci possano essere co-co-co, perché qua è ben specificato con contratto di lavoro a tempo determinato. Quindi se io ricevo questo, sono il capo ufficio del personale di qualsiasi ente, i co-co-co qua non ce li metto, dico bene? Perché non erano regolarizzati, dico, Ecco, non allora avevano dove li il requisito. mandiamo questi No, ma ci co-co-co? sono, Li nel mandiamo questionario ci tutti. sono anche la rilevazione degli altri tipologie di contratti. Dove li mandiamo questi co-co-co? Li mandiamo tutti a casa? Seconda domanda, mi No, permette? siccome lei è arrivato in ritardo non ha sentito la mia introduzione e quindi sarebbe bene arrivare puntuali Mi scusi, per mi poi scusi, fare, per poi fare le domande. mi scusi. Allora, le indicazioni sul che fare non possono che arrivare alla fine del censimento. Per il momento questi sono i primi indagini, i primi risultati che evidenziano l'entità del fenomeno. Quindi non posso rispondere che facciamo. Prima devo sapere quanti sono, come sono, le tipologie, la volontà degli enti e così via. Sulla base di questo, sulla base di riflessioni che si faranno a livello di governo, che faremo con il Parlamento, che faremo con i sindacati, potremo, però partendo dai numeri veri. Prego. Invece, dopo ho sentito quello che lei ha detto rispetto a invece quelli che hanno i requisiti, lei ha detto daremo una mano, okay, agli enti per stabilizzarli. No, non ho detto stabilizzarli, ho detto regolarizzarli. Regolarizzarli, mi scuso. Ecco, cosa significa però dare una mano? Nel senso, mi pare ci sia E un anche qui problema. lei è arrivato in ritardo, l'ho detto. Daremo Però mi tutte le faccia finire. condizioni, se non le hanno gli enti, se gli enti ce lo richiederanno, per aiutarli a fare i concorsi. Ecco, i concorsi però, voglio dire, spettano il Ministero dell'Economia, cosa ha detto qualcosa in proposito?
A quante cose? Allora, noi stiamo facendo un censimento. Lei fa una conferenza stampa, sì, no, noi stiamo facendo un censimento. È legittimo fare una domanda. Noi stiamo facendo, certo, domandare lecito, rispondere cortesia. Sto facendo il censimento. E ci saranno, ovviamente, io ho parlato, forse lei non mi ha ascoltato, che tutto questo censimento verrà portato in sede di governo, dentro cui c'è anche il Ministero dell'Economia, e dentro, in sede di governo, si decideranno i percorsi e le procedure con le relative risorse. Mi permetta. Prego. Quindi, se io sono un ente, no? E faccio tutte le cose, ho questo mille da regolarizzare. Lei mi dà una mano. A fare cosa mi dà una mano? I concorsi l'ho già. Appunto, ma se lei me lo chiede. Se lei non sa. Ho capito, ma se lei allora, mi dice forse lei, forse lei non ha letto bene. C'è un'attuale normativa che prevede già i percorsi di regolarizzazione, che è la legge Prodi e con la circolare Nicolais. Benissimo. Se gli enti finora non l'hanno ancora percorsa, evidentemente o perché non ce la facevano, o perché non volevano, o perché non avevano interesse, o perché non avevano le strutture burocratiche per realizzare questo percorso. Molti l'hanno fatto, altri lo stanno facendo, altri, se ce lo chiederanno, ci potranno dire: noi non abbiamo le strutture organizzative per poter farci, date una mano. Noi gli daremo una mano. Faccio un esempio, è il caso degli enti di ricerca che era scoppiato nell'autunno scorso, circa 30 enti di ricerca che si paventava la conclusione del rapporto di lavoro, il licenziamento di 60.000, disse il senatore Marino, lavoratori atipici e precari. Io ho avviato un censimento con i 30 enti di ricerca. In due o tre riunioni ho avuto totalmente l'anamnesi della situazione. 1886, sulla base della normativa esistente, Prodi e Nicolais erano irregolarizzabili. Che io sappia, sono stati tutti o quasi tutti regolarizzati anche con il nostro aiuto. 2000 erano non regolarizzabili sulla base della normativa Prodi e Nicolais, e quindi non sono stati. Non è detto che sia una casa. Se uno fa il... perché uno entra per un mese nella pubblica amministrazione e deve stare nella pubblica amministrazione a vita? Ma guardi che rischia anche lei il posto di lavoro, sa, l'unità. Appunto, quindi... E lei vuole essere stabilizzata? Sì, faccia stabilizzare da Soru, se ne è capace. Lo chiede a Soru? No, per carità. Io sto dicendo, io tratto la pubblica amministrazione come tratterei un'azienda privata. Se la pubblica amministrazione vuole la regolarizzazione, la farà, sulla base delle leggi. Se, come Soru la manderà a casa, forse? No, io spero di no per lei, perché mi è anche simpatico. Quindi. Ok. La pubblica amministrazione non è il serbatoio di welfare del paese. Non legittimo. La penso così, però tempore sono io che dico cos'è il pensiero del governo su questa materia. Prego.